Il munus in questo momento è in sospeso, non ce l'ha nessuno il munus. Dio si riserva, se glielo permettiamo, visto che è il Padre Eterno, Dio si riserva di gestirlo attraverso la Madonna in un modo, secondo me, che non si è mai visto prima. In un modo che non si è mai visto prima. E a tal riguardo volevo leggervi una profezia che circolava ieri, sui social. Ecco, ve la leggo perché mi ha molto colpito. Questa profezia della beata Anna Maria Taigi. La beata Anna Maria Taigi è una beata del Settecento che è vissuta a Roma, era mistica, un po' come lo è stata Natuzza, e dice questa cosa qui. Salto la prima parte. Viviamo tempi speciali, tempi singolari, tempi unici, straordinari, nei quali Dio stesso provvederà a inviare l'eletto per sceglierlo come successore di Pietro e guidare i fedeli rimasti cattolici. Ecco, dice così: San Pietro e San Paolo designeranno un nuovo papa. Non sappiamo come lo designano? Dal cielo? Lo indicano a qualcuno? Lo indicano a delle persone? Dove? Come? Quando? E figli cari, su questo tutti noi siamo insieme, non c'è nessuno di noi che sappia più degli altri. Designeranno il vicario di Cristo. Ecco, allora come avverrà questo? Come avverrà questo? Non lo sappiamo. Dal cielo si faranno presenti, lo manifesteranno, ci sarà un'apparizione, una visione. Fiori cari, non è facile stabilirlo. Non è facile stabilirlo. I santi Pietro e Paolo sceglieranno, indicheranno, dice così, designeranno un nuovo papa. Egli è il santo pontefice scelto da Dio per resistere alla bufera. E siamo in presenza di una bufera, senza dubbio. Alla fine, egli avrà il dono dei miracoli e il suo nome sarà lodato su tutta la terra.